Wo ist der Präsident der Kultusgemeinde? Perks. Sind Sie der Präsident? Sie. Major Kappler von der Waffen-SS erwartet Sie sofort in der Militärkommandantur Rom zur Befehlserteilung betreffend die in der Stadt ansässigen Juden. Ma subito. Ja, sofort. Loro non potrebbero dirmi... Wir haben Befehl, Sie zur Kommandantur zu begleiten. Andiamo. Buonasera a tutti. Ringraziamo moltissimo Francesco Lizzani che ha voluto fare questo omaggio con questi brani tratti dall'Oro di Roma del padre Carlo Lizzani per iniziare questo nostro incontro qui oggi. Il nostro incontro che vuole proprio essere in tutto e per tutto una testimonianza e una memoria viva verso il futuro, non una memoria sclerotizzata. La nostra iniziativa, 16 ottobre 1943, i giovani tra memoria e futuro, è volta proprio a rispondere a hashtag visioni di comunità, che è l'evento lanciato proprio dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto e insieme alle varie associazioni e istituti culturali ecclesiastici, archivi e biblioteche. E oggi siamo proprio qui molto molto devo dire emozionati perché siamo riusciti ad avere qui con noi dei testimoni che potranno raccontarci proprio le loro emozioni, la realtà di quello che può essere stato il 16 ottobre del 43. Il nostro archivio e la nostra biblioteca ha potuto anche contribuire con la documentazione archivistica e bibliografica, ma prima di magari mostrarvi anche qualcosa inerente proprio alla testimonianza materiale, voglio proprio dare voce ai nostri ospiti. Ve li presento. Abbiamo qui Gabriele Sonnino. Buonasera. E l'altro grande testimone, il signor Emanuele Di Porto. Buonasera. E un artista, veramente importante, che ha dato sempre tutto quanto effettivamente il grande valore alla memoria, Georges De Canino. Buonasera. E inizierei proprio in realtà a parlare con la persona che è stata... buonasera. Buonasera. Buonasera, siamo molto emozionati. Grazie. In questo incontro, la ringraziamo moltissimo. Ma si immagini, io ringrazio, nemmeno a nome, ringrazio il fatto che il museo e la comunità, ci sono sempre stati vicini nel fare le nostre visite, i nostri incontri, la visione delle pietre d'inciampo, come scuola abbiamo anche una tradizione molto assidua, quasi ogni anno, salvo questo, di frequenza del ghetto, dove facciamo una visita molto articolata in genere. Quindi, proprio come scuola, dico, indipendentemente da me. Ma effettivamente devo dire che la cosa importante per i nostri ospiti è proprio quello di, ripeto, testimoniare e essere una memoria viva, proprio una visione di comunità che è una comunità allargata verso il mondo. Questo è stato il nostro intento sempre e è molto bello per noi in realtà confrontarci anche con il vostro lavoro. E volevo in realtà proprio lasciare inizialmente la parola ai nostri ospiti e sentire un po' dalla loro viva voce quella che è la loro esperienza. Allora, chiamerei prima a parlare il signor Gabriele Sonnino, che è stato proprio il nostro primo, incontro. Sì, felicissimo proprio. È un piacere andare a raccontare ancora
dopo quasi 80 anni, questa storia a volte mi emoziona. Mi emoziona perché penso sempre a una persona con un fare eccezionale, ha rischiato la sua vita e della sua famiglia per salvare due bambini ebrei. Due bambini ebrei che sono sempre stati riconoscenti, ne abbiamo parlato per 65 anni di questa storia. Comunque inizio, sarò breve, la mia storia dalla Magliana Borgata Romana, che adesso ci sono migliaia di palazzi, prima c'erano tutte baracche, e per rifugiarsi, per scappare, mio padre, la mia famiglia, io, mia sorella e mia madre, siamo arrivati a questa borgata e ci siamo messi, diciamo, in una baracca e lì ero in compagnia, era una bella compagnia, e topi e blatte, stavamo insieme. E ricordo questo. Mio padre si muoveva la sera perché se veniva riconosciuto, a quei tempi davano un premio di 5.000 lire e valeva tanto, io valevo poco, 1.500 lire. E in questo fatto che mio padre si muoveva la sera, venne a sapere che all'ospedale Fate Bene Fratelli, all'isola di Iberina, c'erano nascosti degli ebrei. E dopo 2 o 3 giorni arrivammo finalmente all'isola di Iberina. Lì ricordo benissimo il pratere polacco Bialek, ma io ero affezionato a lui, dove andava lui andavo appresso io. E da una baracca a dormire in mezzo agli ammalati veri era una conquista eccezionale stata per me. E siamo stati lì per tanto tempo. E dopo si venne a sapere che sarebbero intervenuti le SS, tutti in una stanza, non c'entravano. E allora c'era il famoso dottor Borromeo, Ossicini, partigiano, e Vittorio Sacerdoti, un dottore ebreo era marchigiano, che lavorava a Fate Bene Fratelli sotto falso nome. E allora la mia famiglia fu costretta a scappare da lì. E arrivammo dietro il ghetto, a Piazza Costa Cuti, e lì c'è un palazzo grandissimo, bellissimo, è della famiglia Pediconi. Questi pedicogni originali delle Marche avevano detto al portiere, che si chiamava Giuseppe Bernardini, lo ricordo adesso, ci vide e lui alzò la mano, con la mano destra, venite qui, venite qui. Aprì il portone e ci mise dentro una macchina abbandonata senza le ruote. Allora il portiere era tutto vestito di nero, per carità. Aveva avuto l'occasione che gli avevano detto la famiglia Pediconi, se capita apri il portone. E così è stato, e noi ne abbiamo beneficiato. E siamo stati dentro questa macchina, dico 10 giorni, 20 giorni, ma non c'era da mangiare, loro erano già 4 persone. Allora che cosa accade? Io quando dovevo fare colazione, in fondo al cortile c'era l'acqua di Trevi, leggerissima. Io invece prendo il caffè e latte e bevo l'acqua di Trevi. E così è stato. E siamo stati lì questi giorni, 20 giorni, 30 giorni. Ma due bambini di 6 anni e di 4 anni, li devi mettere le catene per tenerli fermi. Mia sorella aprì questo spicchio di portone e uscì e io li andai appresso. Arrivammo lì a Tempietto del Carmelo, sbucò un soldato tedesco, prese col braccio destro il braccio sinistro di mia sorella. E io dico, cioè abbiamo delle flash nella vita, dei ricordi che ci hanno colpito, che ci hanno segnato. E io lo ricordo come se fosse adesso quell'episodio. E ci portò al centro del ghetto. Lì di fronte c'era una latteria, una famiglia, diciamo, montanara, brave. Aiutavano anche tanti ebrei di Piazza Farnese a aiutare, non c'era niente da mangiare, diciamo, no? E così questa scena la vide tutto questo lattaio, Francesco Nardecchia. Ma posso dire una cosa? C'è chi crede
ai dèi chi è una cosa, chi è l'altra. Io credo a Shem, per me è Dio, ma Francesco l'ha mandato Dio. Come è stato un presentimento, lui si tolse la paranasi, diciamo, e uscì di fuori, strappò dalle mani del tedesco mia sorella, si aprì la camicia e gli fece vedere il crocifisso. E il soldato tedesco, preso alla sprovvista, ha pensato che noi eravamo due bambini cattolici. Ha detto uno schiaffo a mia sorella e ci riportò nella latteria. Passato tutto quanto, non so, per dire 3 ore, 5 ore, 1 ora, non ricordo questo, ci riportò dai miei genitori, lì a Piazza Costa Cuti, numero 14. Questo è tutto quello che io che ricordo. Oltre che ricordavo io, che è stata importantissima mia sorella Sara mi diceva sempre, vedi Gabriele, tu hai i tuoi figli, hai Emanuela, hai Andrea, ma se non fosse stato per Francesco, questi bambini non uscivano fuori. Francesco ha rischiato la vita per questi due bambini e posso dire di questo, io, per me è il mio angelo, tant'è vero che lui non ne ha parlato mai in famiglia di questa cosa. Dopo sono passati tanti, tanti, tanti anni, la latteria ha chiuso, Francesco non c'è più e un giorno al negozio dove io ero impiegato, entrò una signora, fece degli acquisti e questa signora pagò e dopo disse a me, ma non mi riconosci? No, signora, non la riconosco. Ma forse tu conoscevi mio padre? E io lì mi incuriosì, dissi, scusi, sa signora, ma chi era suo padre? Ma chi poteva essere il padre? Francesco, il lattaio che ha salvato me e mia sorella. La figlia disse, mi disse a me, Gabriele, a me mio padre non l'ha mai raccontato questo episodio. È un eroe ed è stato un eroe silenzioso. Nella vita capita di tutto, eroi silenziosi, eroi che parlano, eroi che dicono, si esaltano, ma Francesco è stato in silenzio, ha fatto quello che ha fatto, ha rischiato per lui e per la sua famiglia, che nascondeva gli ebrei, te prendevano e te fucilavano, mica ci scherzavano. E questo riconoscimento, dopo tanto tempo, io con l'aiuto del maestro Giorgio e della comunità di Roma, sono riuscito a rintracciare questa figlia. 86 anni aveva. Quando sono a Malportone, c'era due scale. Uscì una signora e disse, Giorgio disse, ma c'è una signora così così? Sì, è allettata, è malata. Invece c'era un'altra scala. Io sono, chi è? Sono due membri della comunità ebraica, signora, vogliamo parlare con Virginia. Adesso scendo, tutta pippante, è uscita giù, quando mi ha visto. E te che ci fai qui? Francesca, mi hai promesso che mi venivi a trovare, sono passati 6 anni, ci siamo abbracciati, tutti e tre ci siamo messi a piangere, è stata una cosa eccezionale. E quello che posso dire ancora, questa storia è arrivata in Giappone, è arrivata a Los Angeles, è la storia di Francesco Nardecchia, adesso mi tremo, tremo, è una cosa favolosa. A me piacerebbe fare un piccolo sceneggiato per far capire che gli italiani ci sono, ci sono, ci sono stati. Non tutti, e dobbiamo dire, erano fascisti, erano questi cattivi, c'erano pure dei fascisti bravi, e il portiere era fascista, ma però è stato bravo dopo l'ordine che ha ricevuto. E io sto qui, sono 15 anni che vado a raccontare nelle scuole, in tanti posti, tutta questa storia per onorare sempre Francesco Nardecchia. Noi ringraziamo veramente Gabriele per la grandezza, diciamo, di questa testimonianza che fa da contrappunto a quello che noi abbiamo potuto ricostruire da un punto di vista storico attraverso le fonti. San Carlo ai Catinari, per la sua posizione, è sempre stato un po' un testimone oculare, diciamo, materiale di quello che accadeva, e la comunità dei Barnabiti qui a Roma ha cercato all'epoca di difendere il più possibile, di aiutare il più possibile.
come magari vi faremo vedere poi più tardi, con le testimonianze proprio scritte che abbiamo voluto fotografare e che sono tratte dagli atti del Collegio di San Carlo. Ma prima di parlare di questo, voglio far parlare adesso il nostro altro grande testimone, eccolo qui, il signor Emanuele di Porto. Buonasera, devo raccontare la mia storia? Sì, ne saremo veramente molto onorati. Io sono nato il 21 settembre 1931, parliamo del 16 ottobre, io devo guardare di qui, no? Io sono nato a Via della Reginella, proprio al ghetto, il centro del ghetto. Erano tre famiglie, erano tre sorelle di mia madre con le loro famiglie. Noi eravamo sei figli, moglie e marito, dormivamo in una camera, all'altra moglie e marito e cinque figli, e l'altra moglie e marito e tre figli. Eravamo in 20 tutta la casa. Adesso attualmente ci abito da solo. Se ne sono andati tutti. Allora parliamo del 16 ottobre, no? Mio padre era un venditore ambulante, andava a vendere i souvenir alla stazione Termini, andava ai treni perché arrivavano le tradotte di notte, arrivavano i soldati tedeschi dal fronte e lui andava a vendere i souvenir lì. Qui la mattina ha fatto uguale ai tre, è uscito da casa, noi siamo rimasti a dormire. Verso le 5. Noi stavamo proprio al ghetto, a Via della Reginella. Mia madre sente dei rumori, si affaccia in finestra e vede i tedeschi stavano rastrellando la gente, ma mia madre pensava che prendevano solo gli uomini. Ha detto a noi figli, state qui, io vado ad avvertire tuo padre alla stazione che non venisse qui perché stavano rastrellando gli uomini. E così ha fatto, è uscita. È nata la stazione, ha detto a mio padre, guarda, non venire giù perché si stanno rastrellando gli uomini. Mio padre ha detto, va, prendi i tuoi figli e portali a Testaccio. Mia madre c'aveva una sorella che abitava a Testaccio, un'altra sorella. E gli aveva dato l'appuntamento là. Al ritorno, io da casa mia vedo Piazza delle Tartarughe, Piazza Mattei, e lì c'era un camion. Vedo ritorno a mia madre, vedo un tedesco che prende mia madre e la porta sul camion. Io istintivamente mi metto a strillare, mamma, mamma, e sono sceso. Ho trovato mia madre sul camion. Io stavo là e mi faceva cenno da Namene. Io non volevo lasciarla. Ma lì c'era un soldato tedesco, mi ha preso pure a me e mi ha buttato sul camion. Mia madre mi rimproverava, te l'avevo detto, comunque io non so come ha fatto, ma ha fatto scendere dal camion, però non era partito il camion ancora era fermo là, ma ha fatto scendere. L'unica parola che ho sentito che mia madre diceva, Nix Juda, voleva dire che io non ero ebreo. Comunque io sono sceso. E ho camminato da Piazza delle Tartarughe, ho fatto via Sant'Ambrogio, non so se la conoscete, via Sant'Ambrogio. Però non correvo, camminavo, dentro di me c'avevo paura, perché se mi metteva a correre davo dell'occhio, capito? Allora, Certo. sbucato a Sant'Ambrogio, sono entrato a via Portico d'Ottavia, ho girato a sinistra per andare verso Montesavello, siete pratiche di Roma, Montesavello, no? Oh, mo, lì a Largo 16 ottobre, che Sì. adesso si chiama così, all'epoca non si chiama, c'era un altro camion pieno di noi ebrei. Io sono passato là vicino, non avevo paura mai, e sono arrivato a Piazza Montesavello. Questo è stato il 16 ottobre, erano le 6 di mattina, era un sabato. Sono arrivato lì, all'epoca c'erano gli dirambi là, c'era la circolare che era chiamata. Sono salito sopra. Lì appena entravi c'era il bietaro. Alla prima porta, quando salivi, c'era il bietaro. Io ho detto, guarda, sono ebreo, mi stanno cercando i tedeschi. È venuto questo, mi fa dire, mettete qua vicino a me.
sono messo là vicino, però il cervello mio stava sempre su mia madre, capito? Mo' era nei 6 di mattina, pioveva, era un sabato. Verso le 11 questo si era portato la merenda. Aperto sta merenda, c'era una acidiola, era chiamata acidiola all'epoca, no? Questo mi dà mezza acidiola, mangia, mi fa. Ma allora doveva mangiare. Verso i 2, questo io dalle 6 della mattina stavo là, alle 2, questo smonta e monta un altro. Prima di andarsene, gli fa quest'altro, guarda sto ragazzino, sta attento. Pure questo ha fatto la stessa cosa. Ma dare una mangiare pure questo. E andare a finire, sono stato per 2 giorni e 2 notti dentro al tram. Ho dormito dentro al tram. La mattina, quando prendevano servizio, io stavo al deposito lì su, a Casilina, mi vedevano dentro al tram e non mi dicevano niente. Si vede, cosa sapevano che io stavo là. La terza mattina, erano le 8 di mattina, però io quando stavo dentro il tram stavo sempre a pensare a mia madre, capito? Non pensavo a altre cose. La terza mattina è salito uno che abitava al ghetto qua vicino a me. Mi conosceva, diceva Manuele, dice, ma tu stai qua? Dicevo, guarda tuo padre, se crede che ti hanno portato via con tua madre. E mi disse dove stava mio padre. Mio padre stava a Borgo Pio. Io c'avevo un cugino mio che abitava a Borgo Pio. Sono sceso dal tram, ho preso un altro e sono andato lì. Ho trovato mio padre, i miei fratelli e mia sorella, noi eravamo 6 figli. Mio padre, appena mi ha visto, si è messo a piangere, insomma. Comunque siamo stati 2 giorni da sto cugino mio. Poi siamo ritornati a casa, al ghetto. I tedeschi sono venuti solamente il 16 ottobre. E il resto, i fascisti. Sono stati per 8 mesi, fino al 4 giugno 44, sempre i fascisti che, come ha detto lui, prendevano i soldi se facevano prendere noi ebrei, all'uomini 5.000 lire, alle donne 3.000 lire, ai ragazzi 1.500 lire. Io volevo 1.500 come lui. Comunque, mio padre era cascato in depressione. La più grande era una femmina. Il fratello mio più grande di 2 anni di me non stava bene in salute. Ero diventato il capofamiglia. Andavo a vendere roba ai soldati tedeschi. Io vendevo i portafogli, i pettini e l'elastico. Ci stava una merceria a Via dei Comari, che è vicino a Piazza Mattei, insomma, che vendeva all'ingrosso sta roba. Io pigliavo sta roba e andavo a Cicchignola, o alla Basilica di San Paolo a vendere sta roba qua ai soldati tedeschi. Tante volte mi pagavano con i soldi e tante volte facevamo a cambio, mi davano i pagnotti di pane, le scatole di carne e così, però non ho fatto mai mancare niente a casa. Poi magari mio padre si è ripreso, era cascato in depressione, poi si è ripreso. E così ho seguito a lavorare con questi soldati tedeschi. Ma non c'avevo paura perché non mi rendevo conto. Io gli posso raccontare un particolare, che non sono stato tanto onesto, però io lo dico. Una volta a un soldato gli ho venduto un pettine, un portafoglio e dell'elastico per 50 lire, all'epoca erano soldi, eh? Questo mi ha dato 500 lire. Invece di darmi 50, 500 lire mi ha dato. Era un foglio rosso così grosso. Mo' sono messo in tasca. Questo è successo alla Basilica di San Paolo. Me ne sono andato a casa al ghetto, a Reginetta. Sono stato una settimana a casa per paura di rincontrare questo. Dopo una settimana, arrivato a lavorare, è il primo che mi capita davanti è proprio questo. Mi chiama. Io vado là, da paura. Questo mi portò dentro un bar e mi comprò una cioccolata. Non se ne era accorto di niente.
Poi se devo raccontare tutte le cose appresso, io mi ero quasi abituato, però ho fatto le cose da uomo, diciamo. Da ragazzino ero diventato uomo, però c'avevo sempre 12 anni e mi capitava quando ritornavo da lavorare, mi piaceva da giocare con altri ragazzini. C'avevo sempre 12, c'avevo il cervello da grande, però c'avevo pure da ragazzino. Però quello che risentivo io è capace che era l'ora di pranzo quando venivo da lavorare io, no? E questi ragazzini stavano con me. Veniva la madre di quello, namo bello di mamma che è pronto, a quell'altro pure, namo che è pronto. Insomma, la madre di questi, a me non mi dicevano, rimanevo solo. Quello l'ho risentito un pochetto. Hai capito che voglio Eh dire? sì, certo. Poi io parlo delle cose brutte, eh? Poi sono venute cose belle, però, eh? Poi sono venuti gli americani. Quando sono stati gli americani il 4 giugno del 44, comunque io, guarda, vedevo dalla mattina alla sera i fascisti che andavano e venivano. Io stavo, dopo che venivo da lavorare, stavo sempre lì al ghetto. Io mi ricordo la mattina del 24 marzo del 44, era la mattina delle fosse ardealine, no? Io stavo lì al ghetto senza rendermi conto, i fascisti andavano e venivano. Eccomi qua. Grazie, Emanuele. Grazie, ringraziamo veramente tanto, tanto, tanto. Ecco, qui vedo Paolo Pasquini dell'Associazione Culturale Xenia che ci ha aiutato molto e ha collaborato, insomma, e collabora con noi come associazione del territorio alla quale come Centro Studi siamo molto legati. Sì, grazie. Beh, è difficile parlare dopo questi ricordi. È talmente difficile che anche per me, che avevo preparato questa documentazione, non riesco quasi ad avere la calma proprio per dire, guardate, vi leggo che cosa è successo anche, perché il contatto diretto, reale con loro è una tale emozione che non so se riusciamo ad esprimerla da qua. Io volevo dire che ci sono un po' di belle coincidenze, diciamo, che hanno determinato questa giornata. Il fatto che San Carlo conserva alcuni documenti di quell'epoca, ecco, Agnese ci sta facendo vedere Sì, questo è. qualcosa. Quindi c'è una storia di San Carlo legata al 16 ottobre. Si è unita, devo dire casualmente, la storia del liceo Plauto di Spinaceto. Già prima avete avuto modo di ascoltare un primo intervento del professor Francesco Lizzani, che sta lavorando il liceo Plauto a uno spettacolo di fine anno previsto il 7 giugno, un lavoro proprio su 16 ottobre 1943, il romanzo di Giacomo De Benedetti, messo, come dire, in reazione con alcuni estratti dal film del padre del professor Lizzani, Carlo, di cui ricorrono tra l'altro 100 anni dalla nascita, altra coincidenza, e quindi e anche tutto questo è nato prima del riemergere delle parole semitismo, antisemitismo, Hitler, eccetera, che purtroppo i fatti recenti hanno riportato in maniera proprio brutta, storta, di nuovo alla ribalta. Approfitto per dire che poi questa storia ci riguarda un po' tutti. È proprio Donatella Bellardini, non lo ha detto, ma le Fosse Ardeatine è legata da un ricordo personale. Forse è stato un po' il pudore a non farlo ricordare, ma il nonno era destinato a morire. Sì, mio nonno effettivamente all'epoca tornava dal lavoro e fu preso, diciamo, nella retata e andò a finire a Via Tasso. La storia di famiglia ci racconta
che mia nonna telefonò, mio nonno era un funzionario di banca, e quindi telefonò al direttore, perché era abbastanza importante come funzionario, e il direttore disse a mia nonna, una donna piccolina, dice: guardi, evidentemente suo marito si è fermato da qualche altra parte, per questo non è tornato a casa. E mia nonna, molto piccata, disse: no, mio marito non si ferma da nessun'altra parte, lo cerchi. E infatti lo trovò alle Fosse Ardeatine, dove sì, alle Fosse Ardeatine, lo trovò a Via Tasso, e grazie all'intervento di questo, diciamo, direttore, riuscì appunto ad uscire da Via Tasso e a salvarsi. Quindi eccoci qua tutti quanti, altrimenti io non sarei qui praticamente. Se posso, vorrei chiedere al professor Francesco Rizzani di rientrare un attimo in diretta e di lanciare un altro piccolo omaggio che invece i suoi studenti, in particolare Giulia Greco, vogliono fare, leggendo un piccolo estratto dal romanzo di Giacomo De Benedetti. Ecco, Giulia, Francesco, se vuoi dire due parole sul lavoro che stanno facendo i tuoi studenti. Io dico solo che il libro di De Benedetti è un capolavoro letterario non voluto, naturalmente, non cercato, ma nato da questa tragedia, e che va ricondotto anche alla sua grandezza letteraria. Se si pensa che è stato scritto di getto, a ridosso quasi di due mesi da questa vicenda, in cui si ventila ancora, non si sa che fine hanno fatto, e resta ancora agli atti, perché non si poteva nemmeno immaginare appunto quale fosse la sorte in quel momento, ma l'orchestrazione di questa cronaca, che sì, possiamo considerare anche un romanzo, perché è costruita con una ricchezza letteraria, con una complessità narrativa, in cui sembrano riaffrorare i generi più antichi, dall'epica alla tragedia greca fino al romanzo moderno, al verismo, diciamo, appunto, del romanzo tardo ottocentesco. Tutto questo perché De Benedetti, oltre a essere è stato uno straordinario critico letterario, più grande forse di altri scrittori del Novecento, per la sua grandezza non solo critica ma anche proprio letteraria, perché ha scritto delle opere straordinarie di critica letteraria. Quindi ecco, tutto il mio intervento si riduce un pochino a ricordare la memoria di questo grandissimo intellettuale ebreo, e che senza volerlo quasi, perché la cronaca ha invaso la sua mente e ha trasformato questa registrazione a cavallo tra una realtà ma anche una ricostruzione immaginaria, perché non era lì presente con un microfono a riprodurre e insomma, quindi questo 16 ottobre del 43 ha la stessa grandezza, se vogliamo, degli interventi così vivi, appunto, si diceva prima, ascoltare le parole dal vivo di chi diciamo ricorda ancora questi frammenti di vita che a noi sembrano incredibili, poi le coincidenze interne. Adesso nel discorso, ognuno di questi due discorsi ha avuto delle, a sua volta si è conteneva degli elementi romanzeschi che rasentano l'inverosimile, cioè la storia del bambino che poi torna nella sua incoscienza e nella sua necessità di, il secondo intervento, di vendere i suoi prodotti, e ritrova quel soldato tedesco, l'equivoco delle 500 lire. Ecco, anche in queste micro storie, per fortuna di esito fausto, si ritrovano quegli elementi incredibili quando si dice la realtà supera sempre l'immaginazione. E non ho altro da dire, nel senso che, come sempre, sentire queste voci di questi testimoni, insomma, è qualcosa che colpisce e lascia sbalorditi. Ma voglio dire, appunto, di nuovo, questo libro di De Benedetti va letto, va ricordato, va
va esaltato per la sua grandezza letteraria, e dispiace un po' che non costituisca, come dire, che nel patrimonio di questa letteratura sulla Shoah non venga, ecco, messo accanto al classico dei classici, che è Se questo è un uomo di Primo Levi, no? È un libro che merita veramente la stessa, in qualche modo, certo, in una forma molto diversa, ma merita la stessa importanza, lo stesso livello di importanza. Noi nella nostra piccola comunità scolastica, tra la coincidenza di mio padre, il fatto che si voleva dare una lettura ai ragazzi, il fatto che ci lavora Pasquini, che fa dei lavori teatrali che ogni anno ci stupiscono, e insomma, appunto, come diceva Pasquini, questa serie di coincidenze speriamo che conduca, insomma, a questo lavoro di fine anno come lo abbiamo immaginato. Tutto qui. Volevo aggiungere una cosa. Un altro episodio. Sì. Allora, come ripeto, i tedeschi sono il 16 ottobre, e resto per 9 mesi c'erano i fascisti. Io sono stato sempre nel ghetto, io vedevo tutti i giorni i fascisti che andavano e venivano, senza rendermi conto del pericolo. E poi c'avevo una della nostra religione che si diceva che faceva la spia, che prendeva i soldi, si faceva così, si diceva, e forse era anche vero. Comunque, la mattina del 4 giugno 44, quando sono entrati gli alleati, erano le 5 di mattina, questa qui si chiamava Celeste di Porto, Stella del Porto la chiamavano, abitava proprio di contro a me, a via della Regineta, che è una via stretta, abitava proprio di fronte a me così. Io posso essere testimonio che questa, alle 5 di mattina, si è affacciata dalla finestra, è stata la prima. Meno male, con una gioia incredibile, ma lo diceva veramente. Sono entrati gli americani, meno male. Io non lo so, lo diceva proprio sinceramente. Poi si è affacciato uno dalla finestra, che abitava sempre via Via della Reginella, uno di noi. Io ho cominciato a dire un sacco di parolacce a questa qua, poi gli hanno dato un sacco di botte, insomma. Però questa, io posso essere testimonio, che questa lo diceva proprio sinceramente. Poi volevo dire un altro episodio e poi dico altro. C'è stato durante il periodo dei fascisti, c'è stato un locale dove frequentavamo noi ebrei. Era un ristorante, era chiamato Il Fantino. Là un giorno i fascisti fecero la redata, nella quale c'era mio zio, quello che abitava a casa con me, era il marito, la sorella di mia madre, quello che aveva 5 figli. Gli fanno i fascisti: dove abiti? A via della Reginetta. Dice: allora andiamo a casa. Mo stavamo tutti a casa. Noi ragazzini se nascondemmo sotto al letto. Questi entrano, andiamo ragazzi, uscite, che volevi, che ti volevi nascondere. Andiamo, uscite da fuori, e siamo usciti tutti fuori da sotto al letto. Però al momento, a un momento che si è girato, io mi sono rimesso sotto al letto, io. E andare a finire, sono stato una mezz'oretta sotto al letto. E sentivo un silenzio incredibile, era roba che c'era sempre cacciata tutti i ragazzi. Un silenzio incredibile. Dopo una mezz'oretta esco da sotto al letto, non c'era più nessuno. Si erano portati via tutti i fascisti. Come ripeto, perché prendevano i soldi, che bell'uomo, tutti, ero rimasto su. Però mia sorella, quella più grande, lo sapeva che io stavo sotto al letto. Mi aveva tirato 2 catenine d'oro. Mi ha fatto, dice, casomai mi impegni e ci mangi. Insomma, ero rimasto da solo con queste 2 catenine. Sono stato 5-6 ore così. Quasi quasi mi ero rassegnato. Già pensavo come potevo cavarmela. Dopo 5-6 ore sono rientrati tutti. Si vede che i fascisti si erano pentiti, gli avevano detto andare a casa più a via i cappotti, gli dissero. Però solo mio zio l'hanno portata ai campi di concentramento e lei è morta. Comunque dopo 5-6 ore sono rientrati tutti a casa. Però io per 5-6 ore, a 12 anni, ero rimasto solo, solo, solo.
queste due guadagnine. Nascosto sotto al letto. No, poi sono uscito quando sentivo questo silenzio. Io dovrei raccontare un sacco di cose, però... Scusate, eccolo di qua. Il maestro Georges De Canino, che voleva forse dire... Ma dopo questi racconti, Gabriele era molto piccolo, aveva 3-4 anni e deve molto a sua sorella Sara, che fu salvata da Francesco, questo uomo giusto. E poi, dietro a questo episodio straordinario di Francesco, che conosceva Eugenio, il padre di Gabriele e di Sara, ma salvò anche suo fratello, cioè suo figlio. Suo figlio giocava con loro, perché vivevano lì. C'è, prima che loro partissero per la Magliana, la famiglia di Eugenio Sonnino, e si rifugiarono lì nelle caverne, nelle grotte della Magliana, sotto fiume. Diciamo che i suoi primi, come ha raccontato Gabriele, i suoi primi compagni di giochi sono stati i topi. Mi ricordo, ci sono i racconti dei bambini, quei pochi bambini che si salvarono nel ghetto di Varsavia. E questi bambini ebrei erano diventati amici dei topi, perché i topi avevano comunque qualcosa di naturale, la grandezza del creatore si manifesta negli animali in maniera diretta, istintiva, naturale, come le piante. È l'essere umano che è perverso, che usa la sua intelligenza, o non so se è intelligenza, scaltrezza, i suoi sentimenti di odio per l'altro, e un bambino ebreo non poteva giocare con un altro bambino. Ma quanti bambini ebrei ho scoperto in Romania recentemente, con dei contatti grazie alla professoressa Deborah Dauria, che si è recata in Romania per un seminario di studi sullo sterminio degli ebrei in Romania. E io non sapevo la cifra, i numeri non contano, ma contano 450.000 ebrei si sono dissolti nell'aria. Due allora bambini, 3-4 anni, vennero salvati da contadini cristiani rumeni, e attualmente questi due bambini, che sono ultra ottantenni, dirigono una fondazione americana non solo sulla memoria, sulla Shoah, ma si occupano di problemi e delle tragedie e delle persecuzioni di oggi, come in Ucraina, e come nel Medio Oriente, e come in Asia, e ogni forma di persecuzione. Non dimentichiamo
che non è una questione religiosa, è che la religione è una maschera per uccidere l'altro. L'Islam, che ha in sé una grande considerazione di Musa, come loro lo chiamano, Mosè, ma anche lo stesso Gesù e Maria, la madre di Gesù. Però poi, nei secoli, l'Islam si è trasformato, è diventata una politica di conquista. A Otranto ci fu uno sterminio della popolazione. Se non avessero vinto a Lepanto, è orribile dire questo. Cioè, a volte le guerre servono per difenderci. E poi naturalmente le guerre non finiscono, perché nell'uomo il male assoluto, che rifiuta l'immagine divina del creatore e rifiuta le sue creature. Ma chi porta la croce in un paese islamico rischia la vita. Io sono nato in Tunisia, ero bambino, ero piccolo, ma l'odio, noi non avevamo nessun problema verso gli altri, andavamo alle feste islamiche, alle cerimonie, eravamo invitati, mio padre parlava l'arabo letterario, lo scriveva. Io ero affascinato dalle moschee, che spesso erano antiche chiese, come nel Souk di Tunisi, la grande moschea di Gemme Zituna, cioè di Santa Oliva, una martire cristiana, era una cosa immensa questa antica chiesa dei primi secoli, trasformata poi in moschea. Il fatto che loro non avessero immagini era affascinante, perché era più vicino alla nostra sensibilità ebraica. Ma io da bambino sono sempre stato curioso, volevo sapere, volevo conoscere. Ero pestifero, vedevo una ricordo una chiesa ortodossa greca a Tunisi, non lontano dalla cattedrale centrale cattolica. E questa, io ero affascinato da queste cupole a bulbo, fino a che un giorno mia madre non ne poteva più, mi portò dentro. E io ebbi la grande folgorazione della bellezza delle icone. E guardavo queste icone e c'erano Elia che saliva sul carro di fuoco. Ma questo è la nostra Torah, è la nostra storia. Vuol dire che l'ebraismo si è espanso e ha germogliato altre cose, altre fedi. Ma non c'è cosa più bella dell'incontro, della conoscenza, proprio in questa chiesa straordinaria per la sua bellezza. Non conoscevo questa biblioteca. Quando sono entrato oggi mi sono emozionato, perché vedere dei libri, i libri sono come le persone. Ogni libro è una storia, delle storie, racconta. Se penso che oggi ci sono dei luoghi della terra dove si bruciano le biblioteche, e quando si comincia a bruciare i libri, brutto segno, si finisce per bruciare gli esseri umani. L'abbiamo visto a Sarajevo, la biblioteca di Sarajevo, una delle più importanti biblioteche del mondo,
ma non voglio divagare. Il fatto che dopo un racconto come quello che Emanuele ha fatto è molto difficile. Io purtroppo, quando noi siamo venuti profughi dalla Tunisia, nel 1963, io avevo 11 anni, c'è stato, beh, in precedenza, se penso che l'estate andavamo in vacanza a Cartagine, perciò i segni della romanità, poi la Tunisia piena di segni della romanità, gli acquedotti, El Gem, questo Colosseo nel deserto. Poi io ho sempre frequentato le scuole cattoliche perché mio padre voleva che io avessi un'educazione ricca di confronti. Allora, prima sono stato dai maristi, che erano terribili. Oggi i maristi spero che abbiano cambiato metodi, perché verrebbero denunciati all'AIA, al tribunale dell'AIA. Però io devo ringraziare i maristi, perché ero piccolino e dovevo salire su una specie di monumento nero, di legno nero, che erano praticamente i banchi di scuola, enormi. E noi con questi piedini che non riuscivamo a stare. E eravamo obbligati a scrivere con l'inchiostro, con i pennini. C'erano questi questi contenitori dell'inchiostro, erano di porcellana bianca, che era affascinante. Poi. E poi questi pennini. Io da allora, io ancora scrivo con i pennini. Credo che di essere uno dei pochi superstiti, e sono molto felice che siano ritornati i pennini, siano ritornati le penne stilografiche, ma la penna stilografica è un'altra cosa. Il pennino è come la corda di un violino. Io ai maristi sono grato. Poi sono finito all'École des Frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, che era rue de l'Église a Tunisi, che era una scuola immensa, grandi educatori. Grandissimi educatori, Jean-Baptiste La Salle, una scuola immensa. La maggioranza erano bambini francesi, c'erano anche ma di matrimoni misti con italiani. E io ricordo in questa scuola ero un pessimo studente. Io volevo solo disegnare. Solo disegnare, solo dipingere, solo disegnare. E poi i miei quaderni di calligrafia erano esposti nelle teche della scuola. E quando vedevo questi professori che mi si avvicinavano, soprattutto un professore, che era terribile, perché tutti si macchiavano, facevano, si rovesciavano l'inchiostro, si macchiavano tutti. E io debbo molto a queste scuole, con tutte le contraddizioni. E devo dire, cosa che ho raccontato anche altre volte, un giorno scoprì che c'era questa cappella. Non era una cappella artistica, era, però aveva delle vetrate colorate. Non saranno stati capolavori, né quelli di Reims, né di Chartres, né quelle gotiche bellissime, neanche quelle romane, ecco. Però questo gioco di colori
io avevo a volte la possibilità di chiedere al direttore la chiave per rifugiarmi nella cappella. E io lì sognavo con i colori delle vetrate. Sono state tutte cose, elementi, fatti, che nella mia vita hanno poi portato probabilmente a quello che è la mia vita di, nell'arte. Ecco. Per quello che riguarda, ma la memoria, che cos'è la memoria? La memoria è tutto quello che noi siamo. Questa è memoria, questa è una casa della memoria. Questi libri, vedevo i libri di Spadolini prima. E se non avessimo avuto Benedetto da Norcia, cosa sarebbe rimasto del mondo antico? Nulla. Perché purtroppo i primi secoli del cristianesimo sono stati atroci. Si voleva cancellare la civiltà cosiddetta pagana. In realtà siamo molto più pagani oggi che i pagani romani. Forse questo scontro, diciamo, più politico che culturale, morale, spirituale. Pensiamo alla povera Ipazia, cosa ha dovuto subire lei che difendeva prima i cristiani dai cosiddetti pagani, dai, e difendeva gli ebrei, e poi i suoi allievi che si convertivano al cristianesimo la scorticarono viva e distrussero la biblioteca di Alessandria, che è una delle cose più terribili catastrofi che siano mai avvenute. Non pensiamo solo ai nazisti, a Hitler, a Goebbels. Cioè, il vescovo Cirillo, a cui fu tagliata la lingua perché era un distruttore, ha precorso di 2000 anni Goebbels, Göring e tutti gli altri, la paura della conoscenza. Questo è un luogo sacro, ma è sacro perché c'è tutto quello che è generato dall'intelligenza. E chi ha generato l'intelligenza se non lui? In tante forme. Allora è difficile per me aggiungere qualcosa. Qualsiasi parola è vana. Io ho conosciuto Gabriele e quando ho saputo della sua storia l'ho incoraggiato. Noi dobbiamo sapere, non dobbiamo trovare i testimoni. E poi Gabriele ha raccontato quel giorno fatidico che tramite la comunità ebraica, il comune di Roma, rintracciammo una possibile figlia di Francesco Nardecchio. Eravamo imbambolati e io scossi Gabriele e disse: prendiamo un taxi, andiamo a questa strada del testaccio, e al citofono: noi siamo della comunità ebraica, vorremmo parlare con la signora Virginia Nardecchia, figlia di Francesco il lattaio. E noi non volevamo salire e disturbarla, e lei scese, e quando scese vide il suo Gabriellino, perché Gabriele è chiamato da tutti, anche dalla famiglia Pediconi, Gabriellino, il piccolo Gabriellino. E allora le lacrime furono il segno della gioia. Ma quello che è venuto fuori di questa famiglia,
di questa famiglia straordinaria. Non era Francesco soltanto che dava il latte alle famiglie povere, dove non avevano da comprare il latte. Si portavano, mangiavano un pezzo di pizza e lui faceva questo gelato, questa panna montata alle 5:30 del mattino. Ma le donne a Campo dei Fiori cucinavano la notte per dare da mangiare alle famiglie ebraiche nascoste nel palazzo e nel circondario. Allora, dietro a questo Francesco Nardecchia c'è tutto un mondo probabilmente di memoria che grazie a voi noi... Roma ha avuto dei giganti. Ha avuto dei giganti. Voglio ricordare due grandi sacerdoti. Uno, forse Don Pietro Pappagallo, fucilato alle Fosse Ardeatine, e che non era il curato di campagna, come talvolta è stato interpretato, perché era figlio di contadini colti, e poi scavando nella storia di Don Pietro, mi sono messo in testa di adottarlo. I defunti hanno bisogno a volte per essere ricordati, del loro operato, del loro esempio, abbandonati dalle famiglie e traditi dalle famiglie, soprattutto quando ci sono degli interessi, traditi anche da modi di pensare, perché quando il capitano Priebke telefonò per decidere che cosa dovevano fare di Don Pietro Pappagallo a Via Tasso, lo facevano girare nudo e lo chiamavano il corvo. E Don Pietro aveva una sua perpetua che non aveva, c'era il mercato nero, riusciva a rimediare qualche cosa, Teresa Nalli, e gli portava Don Pietro quelle poche cose. Lui divideva tutto con gli altri prigionieri. La santità che cos'è se non superare l'amore per se stessi, amando, non tradendo, ma dividendo con gli altri? Don Pietro è stato fucilato alle Fosse Ardeatine. Poi ho ricostruito tutta la sua storia tramite due suoi allievi, Antonio Risi e Monsignor Gaetano Valente, che divenne poi vescovo, Monsignore anzi, e ho ricostruito tutta la sua storia. Lui è stato tradito perfino da un parente, venduto ai fascisti, alla Gestapo, oltre a Gino Crescentini, che era una spia famosa. C'è tutto un processo alla Corte d'Appello. In genere questi criminali non hanno nessuno ha pagato. Allora ti verrebbe quasi per reazione la voglia di dire che non esiste nulla, no? Perché Gino Crescentini è morto nel suo letto, non ha pagato nulla. Del denaro che lui ha rubato, le spiate, di tutto quello che lui ha fatto, non ha pagato nulla, niente. Il cugino che ebbe un posto commesso in un ministero del cinema o della nuova arte
che Mussolini e il fascismo esaltavano, perché era, mettevano in evidenza la parabola del duce. Nessuno ha pagato. Per questa ragione io mi sono impegnato in tutti questi anni a lavorare perché gli fosse restituita la dignità. Una, molto poco di quello che io avrei voluto. Avrei voluto trovare dei testimoni che lui aveva salvato, ebrei, ma troppo tardi. Troppo tardi. La medaglia dei giusti lui non l'ha avuto. Però lui ha avuto dallo Stato italiano la medaglia d'oro della Repubblica, che fu consegnata alla diocesi di Roma, perché lui era stato consacrato a San Giovanni Laterano, e avevamo chiesto al cardinale vicario Ruini di consegnarla alla città natale per Rizzi, che non l'ha meritata, perché non fanno nulla per Don Pietro Pappagallo. Ma quando siamo andati in più volte in pellegrinaggio in questa tomba inutile, borghese, presuntuosa, perché la famiglia ha voluto sottrarre alle ardeatine il corpo di Don Pietro, siccome i parenti si sono impossessati di tutti i suoi beni, Teresa Nalli, la sua governante, che aveva denunciato Gino Crescentini e che lo ha servito a Don Pietro, non ebbe nulla. Don Pietro, io, con uno dei momenti più belli è stato quando sulla tomba, davanti al sarcofago di Don Pietro a Terlizzi, Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, con Mario Fiorentini, con Antonio Lisi, con me stesso, col Talled, abbiamo pregato per questo gigante che era Don Pietro Pappagallo. Grazie, grazie Giorgio, grazie veramente per questa... qualche opinione sua di questa storia sulla Shoah. Qui ci racconta che sono passati tre ebrei a Milano. Non si può fare, diciamo, se ci fosse qualche test che qualche testimone hanno lasciato scritto come testimone, per fare qualcosa, per fare una medaglia dei giusti, una medaglia, una riconoscenza per la Chiesa a San Carlo Cardinale. Allora, effettivamente questo si dovrebbe fare. Noi, però, ci vuole l'intervento un po' importante, padre. Ci vuole importante, perché io, come ripeto, ho fatto tutto un carteggio con l'aiuto della comunità di Roma e l'ho mandata a Yad Vashem per tutta la storia completa. Io ho parlato di una parte di questa storia mia, per avere la medaglia dei giusti per Francesco Lardecchia. E sono anni che io mi aspetto che un giorno o l'altro esce fuori, evviva, è nato. Allora facciamo questo bell'incontro. Sarebbe una cosa molto, molto importante anche per San Carlo. Effettivamente noi abbiamo proprio negli atti della casa, e solamente alla fine, cioè a guerra finita sostanzialmente, abbiamo la notizia riportata dell'attività fatta qui a San Carlo, perché effettivamente era una cosa anche di prudenza, ma proprio di prudenza, sì. Nel senso che poco prima del 16 ottobre del 43 sono riportati negli atti della casa l'arrivo, intorno al 6 ottobre, della lettera patente che diceva come San Carlo era appartenente alla Santa Sede e che quindi non era possibile fare delle ispezioni senza avere prima l'accordo e l'assenso della Santa Sede. Un cartello proprio che veniva affisso fuori dagli istituti ecclesiastici.
Allo stesso modo, pochi giorni dopo, arrivò un altro tipo di sempre lettera patente che confermava questa cosa. Quindi c'era effettivamente la volontà espressa dalla Santa Sede, ma in una maniera sempre non scritta, di favorire il più possibile da parte degli istituti culturali e degli istituti religiosi e delle, sia fossero come dire diocesani che appunto delle famiglie religiose, di difendere il più possibile, di proteggere il più possibile, anche persino per quello che riguarda le suore di clausura, che avevano in questo senso la possibilità di accogliere anche famiglie, anche uomini ebrei. Però non vediamo che ad esempio del 16 ottobre del 43 tutto tace, non c'è scritto niente nelle cronache della casa, e questa è una cosa che ci ha molto colpito, ma che nello stesso tempo si capisce, perché era proprio la necessità di tenere il segreto. Il silenzio. Proprio stamattina, guardando alcune cose sempre degli atti della casa, ho notato intorno al 22 ottobre l'unico del 1943, l'unico accenno che si fa di tre bambine ebree battezzate, ma scritto quasi di fretta, quasi cancellato, sì, sì. E solo a fine appunto a liberazione della città di Roma compare questa scritta dopo la liberazione, in cui si racconta chi è stato presente qui a San Carlo, come questi tre fratelli, che diciamo noi non sappiamo altro, solo che si chiamavano Milano e che rimasero qui da poco prima del rastrellamento, quindi forse effettivamente che qualcosa era trapelata, certo, negli ambienti ecclesiastici è evidente, fino a dopo la liberazione, fino a dopo la liberazione rimasero. E poi si sapeva che, c'è sempre scritto negli atti della casa, che i sacerdoti, i fratelli qui, che comunque lasciavano lo spazio il più possibile e andavano al Gianicolo proprio per lasciare spazio qui all'ospitalità, diciamo, degli ebrei. E se posso, scusami Donatella, possiamo far leggere la studentessa? Certo, no, anzi... Vedi che Giulia freme. Giulia, facci sentire, ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Allora, leggerà alcuni estratti da quella terribile... dalle pagine di quella terribile mattina, così come sono rievocate da Giacomo De Benedetti. Prego, Giulia. Nelle case ormai sono tutti in piedi. I bambini strillano. Che gli diciamo ai bambini per zittirli? Non sappiamo che dire a noi stessi. Stai buono, ora vanno a Monte Savello, vanno a Piazza Cairoli. Tra poco tutto finisce, vedrai. Ma non finisce. Quelli pare che vanno via e poi rieccoli. E intanto sparano. Almeno facessero qualche cosa, sfondassero una porta, una saracinesca, almeno capiremmo perché. E invece no, sparano, urlano e basta. Questo non capire è l'incubo peggiore. Una ragazza si rifugia in un bar. All'improvviso sente delle voci agitate. Un ragazzo, dice di essere un giornalista italiano, discute in tedesco con una SS per strappare dalla fila che già andava verso i camion una donna incinta. La ragazza la riconosce, è sua sorella. Non riesce a nascondere un gesto di dolore. Un tedesco se ne accorge. Capisce la parentela e prende anche lei dal bar. Un'altra donna pensa di essere salva. Le hanno già portato via il marito, che si era nascosto male in un cassone dell'acqua. E lei, con i quattro bambini, di cui due con febbre altissima, sta scappando. È già arrivata a Ponte Garibaldi. Vede passare un camion pieno di parenti e le parte un urlo. I tedeschi in un attimo le stanno già addosso e la prendono, lei e i figli. Un ariano interviene e riesce a salvare una delle bambine dicendo che è sua, ma quella si mette a piangere che vuole stare con la mamma e viene rastrellata anche lei. Ecco, e poi ancora un altro estratto, ovvero c'è Ludovica, se non sbaglio. Eccola, ecco Ludovica.
Buonasera a tutti. Buonasera, un altro estratto, sempre dallo stesso romanzo su cui, diceva Plauto, lavorerà da qui al 7 giugno. Prego, Ludovica. Verso le 11 un poco di sole brillò sulle selci del portico di Ottavia, dove da ore si trascinavano quei poveri piedi, quei piedi piatti così derisi, già stanchi, già dolenti prima di iniziare il viaggio. Nei sabati ormai lontani, quel raggio di sole attraversava le vetrate della sinagoga, andava ad accendere le canne dell'organo, che gli rispondeva nel registro più d'oro, e lo riversava, quel raggio, sui fedeli incoscienti di giubilazione, in uno sfolgorare di santa allegrezza. I fanciulli cantavano, ora, dal fondo della fossa, in cui stanno aspettando di essere deportati, quei fanciulli non levano altro che pianto, un pianto che non fa coro, che non si innalza al cielo come il fumo dei sacrifici. Padre, ci può raccontare qualche cosa lei? Può parlare? Non si sente. Ah, si sente lì? Ah, scusa. Non sento, non si sente più. Lasciamo la parola a San Carlo per chiudere. Sì, sì, prego. Sì, volevamo far chiudere, forse il padre, il direttore del centro studi, forse vuole dirci qualcosa? Io posso soltanto raccontare quanto è avvenuto nella mia famiglia. Io sono di Recanati e la mia famiglia ha salvato una famiglia che veniva da Milano. E mi ricordo una scena, noi eravamo tre fratelli, e questa famiglia che non voleva essere ospitata da nessuno, cioè non trovava un luogo, l'abbiamo ospitata noi, e a un certo momento si avverte l'arrivo delle SS. Allora nostro padre ci mise a letto tutti e tre, dicendo che avevamo la varicella. Sotto il letto c'erano i beni di questa famiglia, che nel frattempo però si era messa in salvo. Arrivarono le SS e mio padre spiegò: questi bambini sono malati, sono a varicella, quindi non possono. I tedeschi osservarono tutto e se ne andarono. Questa famiglia fu salvata e proprio pochi mesi fa uno dei figli, poi sono andati in America, hanno voluto lasciare come memoria una targa che si trova nel chiostro di Sant'Agostino, nel chiostro della poesia del Pastore Solitario. Ecco, per dire, cioè, anche noi, cioè, in una piccola città, la mia esperienza è stata questo sussidio di salvare un'intera famiglia a rischio nostro, certo. Però l'abbiamo fatto e siamo contenti e ce lo ricordiamo e sono stati sempre molto grati, sono tornati, era gente sola, più che benestante. Ecco, il mio rapporto è questo. Quanto riguarda San Carlo, so che si dice, è tradizione, che ci siano e siano stati ospitati degli ebrei. Non poteva essere diversamente. Non poteva essere diversamente. Cioè non potevamo in alcun modo sottrarci a questo atto di umanità. Sarebbe stato in contraddizione con il nostro credo umano, prima di tutto. Ringraziamo tantissimo anche il direttore del Centro Studi, padre Giuseppe Moretti, e ringraziamo tutti voi per essere stati qui con noi. Vorremmo prolungare questo momento all'infinito, tante cose avremmo da dirvi, ma ci rendiamo conto che insomma il tempo a questo punto si sta esaurendo. Magari prossimamente faremo altri eventi insieme per poter magari approfondire alcuni dettagli. Quindi vi salutiamo e vi ringraziamo tutti. Buona serata, buonasera. Grazie.